Ciao a tutti ragazzi, in questo video parliamo della Ferrino Tar 2. Vedremo cosa c'è all'interno della confezione che andremo a comprare, il montaggio, come montarla e soprattutto faremo il test impermeabilità per vedere se questa tenda è realmente impermeabile. Ma iniziamo col vedere cosa c'è all'interno della confezione quando andiamo ad acquistarla. Andiamo ad aprire la confezione, così vi faccio vedere un attimo cosa troviamo. Beh, in primis troviamo la tenda. Quindi qui abbiamo telo interno, telo esterno e all'interno ci sono i pali dati in questa confezione di plastica che si sta rompendo molto facilmente. All'interno troviamo anche i picchetti, in questo caso troviamo dei picchetti abbastanza semplici in alluminio con la punta per infilarli all'interno e sempre all'interno troviamo anche il kit per andare a ripararla, quindi con un pezzo di palo d'alluminio nel caso dovesse rompere uno dei pali di sostegno e i vari materiali con cui è fatta la tenda per andare a ripararla, più anche un gancettino per andare ad attaccare il telo interno se dovessimo perderlo. Per il resto basta, non c'è nient'altro all'interno della tenda. Cosa interessante, sulla confezione è stato messo un QR code che rimanda direttamente al sito Ferrino per vedere le istruzioni per montare da questa tenda in caso non ve lo ricordiate. Come prima cosa, come al solito, andiamo a distendere la parte di telo interno. Ok. Secondo punto, come al solito, procediamo con la paleria. Qui troviamo due pali, ne iniziamo a montare quello grigio, che è quello che andrà a costituire, diciamo, la parte trasversale della tenda. Questo lo andiamo a inserire qua davanti, all'interno del suo spazio, andandolo ad agganciare in fondo. Ok, agganciato, e poi facciamo sì di agganciarlo anche da quest'altra parte. E il primo palo lo abbiamo montato, adesso possiamo riporla giù un attimo, andiamo a montare il secondo palo, che in questo caso è un palo già preformato, quindi dovremo semplicemente andare a unire tutti i vari segmenti della tenda in modo tale da andare a costruire il nostro palo. Abbiamo la parte finale che ha uno snodo che va a dividere in due il palo centrale, quindi noi dovremo semplicemente prenderlo, andare ad agganciare prima la parte posteriore nei vari buchi, poi a questo punto andiamo, tiriamo su l'altro palo che abbiamo agganciato prima e l'ultima parte la andiamo a fissare qua sul davanti, sulla parte anteriore. In questo modo abbiamo praticamente fatto il nostro telo interno, non dovremo fare altro che andare a fissare il telo interno sulla paleria con i vari gancetti. Ora possiamo procedere col telo esterno. La prima cosa che andiamo a fare è capire dove è la cerniera che ci identifica, diciamo, la veranda. A questo punto possiamo andare a metterglielo sopra. Come prima cosa da fare assolutamente, in cima alla cerniera c'è il gancetto da andare a fissare sul davanti. Mi raccomando, fatelo subito all'inizio perché sennò poi è molto più difficile. A questo punto possiamo continuare e andare a fissare tutti i vari lati della tenda nella parte bassa dove ci sono i picchetti e poi tirarla. Ora prendiamo i picchetti e andiamo a picchettarla nei 5 punti principali, veranda e 4 lati. A questo punto, tenda montata, abbiamo visto come montarla, procediamo col test di impermeabilità. Ed eccoci qua, cambiato giorno, cambiata location, soprattutto cambiato il meteo, perché adesso andiamo a fare il test di impermeabilità di questa Ferrino Tar. Per questa notte mettono dei bei temporali proprio abbastanza cattivi che scaricherà davvero tanta acqua e noi cosa faremo? Lasceremo qua la nostra Ferrino Tar, lasceremo che si prenda tutta l'acqua possibile.
Io tornerò domani, tornerò e vedremo se il telo della tenda ha retto a tutta quest'acqua. Perciò, che altro dire, ci vediamo domani, così vediamo com'è andato il test di impermeabilità di questa Ferrino Tar. Eccoci qua, a distanza di più di 12 ore da quando ho messo giù la tenda. Vi assicuro, è stato un test veramente pesante per questa tar, perché ha fatto praticamente 10 ore di pioggia continua, a diversa intensità, ma pioggia continua. Poi ha fatto una mezz'oretta in cui stava un pochino uscendo il sole ed è arrivata una bomba d'acqua, avete visto le immagini, veramente fortissima, con una scarica d'acqua impressionante e anche tanta grandine, quindi veramente io direi un test perfetto per questa tenda. Ora vi porto dentro e vediamo però se ha retto. Come potete vedere, la tenda è ancora bagnata perché ha smesso di piovere da poco, però noi andiamo ad aprirla e vediamo un po' se ha retto. Ok, apriamo anche la seconda. Entriamo qua all'interno della tenda, vediamo un po' se ha retto. Allora, prima impressione direi di sì. Guardiamo un po' negli angoli, direi che qui non c'è nulla. Di qua c'è un po' d'acqua. Di qua c'è un po' d'acqua. Vediamo un po' il resto. Queste goccioline che si vedono sono tutte esterne, eh? Qui c'è ancora qualche gocciolina, ma per il resto direi nulla. Anche là negli angoli nulla. Ok. Beh, come vedete, poi tutte le goccioline sopra sono date più che altro dal fatto che il telo esterno si è bagnato. Sì. Però io direi test superato. Test superato. C'è un pochino d'acqua, ci sarà la solita cucitura che non tiene bene, perché chissà come trattano queste tende prima di consegnarcele. Ma per il resto, secondo me, per l'acqua che ha preso questa tenda, il test è passato. Detto ciò, tiriamo le conclusioni per questo montaggio e test di impermeabilità. A livello di montaggio è veramente molto semplice da montare, nulla di complicato. Davvero, dopo la prima volta che l'avrete montata, ci vorrà veramente poco nelle volte successive, perché è veramente molto molto semplice. Test impermeabilità, vi assicuro che questa tenda è rimasta sotto un acquazzone che non avrei mai immaginato reggesse così bene. È vero, all'interno abbiamo trovato qualche goccina, ma per il temporale che ha preso questa tenda, secondo me è semplicemente una cucitura che magari non tiene super bene. Io lo considero un test passato alla grande. Detto ciò, ragazzi, una speranza di essere stato esauriente esaustivo anche per questo video. Vi rimando alla recensione completa che uscirà tra qualche giorno e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!